Grazie. Allora, appunto, questo devo indicare di lì come funziona. Basta che lo mandi avanti. Prova. Ma è spento, prova. Era spento. Esatto. Allora, dicevo l'introdotto prima, siamo un gruppo internazionale che ha sede anche in Italia, quindi noi siamo la filiale italiana del gruppo NMC. Il gruppo NMC è proprietario del brand Noelle Marché. Noelle Marché è il brand con cui noi introduciamo il mondo del decorativo, il mondo della decorazione della parete, come dicevo. È un gruppo storico, non ho voglia, e voi meno di me, di ascoltarvi la manfrina del fondatore che non ci interessa niente. Siamo storici, siamo seri e produciamo noi, produciamo in Belgio, è tutto un sito produttivo ad Einatten, poco fuori Liegi, è una regione stranissima del Belgio, dove si parlano tantissime lingue, non sanno neanche loro in che lingua fare le riunioni, quindi passano dal francese al tedesco. Però producono anche degli ottimi profili estrusi o stampati in diversi materiali, adesso lo vediamo. Allora, quando faccio questi interventi mi piace che siano molto innanzitutto informali, e poi, perché poi tanto ci vediamo là fuori e ci diciamo quello che vogliamo. E poi mi piace fare una sorta di chiacchierata, un po' di considerazioni generali sul mondo dell'interior, dell'architettura, facendo finta di essere un esperto. Qui avevo trovato queste immagini che sono un po', secondo me, evocative di quello che è stata la tendenza per un po' di tempo nel mondo della progettazione degli interni. Di fatto, questo è un esempio di un'immagine di un ambiente in cui diciamo che non manca nulla concretamente, voglio dire, è sicuramente gradevole l'ambientazione, elegante, anzi, probabilmente fa gola a tantissimi di noi, perché è sicuramente un ambiente di un certo prestigio grazie anche agli arredi scelti. Questa è una camera accogliente, calda, io la trovo calda, un ottimo utilizzo della fonte luminosa sul sinistro destro, dipende da dove lo guardiamo. Anche questa, elegantissima cucina, minimale oserei dire. Però in tutte queste immagini c'è un elemento che per tanti anni è stato un po' lasciato, non dico al caso, ma proprio vuoto, che è la parete. Ci sono stati anni, arriviamo da anni, in cui la tendenza architettonica, forse influenzata un po' dal nord Europa, da certi stili, certe tendenze, era quella di proprio non decorare la parete, lasciamola vuota, a volte facciamo un angolino di decorativo, ma così. Questo è il nostro slogan, Creative Living Spaces, ma perché l'obiettivo con questi elementi è creare davvero qualcosa di personalizzato, cioè qualcosa che vi possa aiutare a differenziarvi all'interno del mondo dei progetti e a differenziare il progetto per il cliente. Anche qua, questo è un locale in cui si può dire di tutto meno che non sia elegante e non sia un ottimo ambiente accogliente. Però se io iniziassi a mettere una cornice in alto alla parete e poi pensassi a delle pannellature, oppure anche questo è un ambiente sicuramente gradevole, ma se lo iniziassi a decorare in maniera diversa, a dargli un tocco di personalizzazione, a creare tridimensione, a davvero personalizzare al 100%, io rendo unico il mio prodotto e quello che sto fornendo al mio cliente, il committente. Anche in questo caso c'è il male qua, nulla, bellissimo, ma perché non dare un tocco di univocità, di tridimensionalità, di profondità diversa? Il concetto è proprio questo, è aiutarvi nella progettazione con semplicità. Cosa intendo con semplicità? Sia semplicità in fase di disegno, sia semplicità in fase di posa, perché il vantaggio dei nostri prodotti è che sono estremamente leggeri. Potete, poi siamo al desk con un po' di campioni, con dei pannelli, potete alzare, leggeri. Okay.
sono resistenti all'urto, all'acqua, sono totalmente riviro repellenti, inattaccabili dalle muffe, eccetera. Si incollano, si tagliano in fase di posa, quindi non c'è il tema di dover personalizzare, avere un quantitativo minimo, sono prodotti standard, ma con una qualità, vabbè, non sapete cosa per dire, ma non lo dico, la qualità è apprezzabile. Quindi, che cosa si ottiene, giusto per fare un riassunto? Una tridimensionalità delle superfici verticali, nuove profondità degli ambienti. Questi cassettoni ricreati con i nostri profili danno sicuramente un senso di profondità completamente diverso all'ambiente. Una completa rivoluzione dello stile semplicemente applicando degli elementi incollati sulla parete, in questo caso dei pannelli. Valorizzare gli elementi. Noi poi purtroppo qua non abbiamo i campioni perché logisticamente abbiamo avuto un piccolo problema, ma siamo produttori di supporti LED. I supporti LED per la luce indiretta o per semplicemente i battiscopa LED, che possono essere per esempio in un hotel molto utili per identificare la strada d'uscita piuttosto che i corridoi, accentuare magari un parquet. Questo per esempio, questo battiscopa nello specifico valorizza quello che potrebbe essere un decorativo o un nostro pannello che va in verticale sulla parete. Questo invece, avendo il raggio di luce verso il pavimento, può valorizzare ad esempio un parquet molto particolare o una pavimentazione particolare. Questo valorizza il soffitto o la nostra stessa cornice, quindi mettendo sotto un profilo e sopra la cornice si dà una tridimensionalità ulteriore a un prodotto già tridimensionale di per sé. E estrema personalizzazione dei progetti. Poi c'è il classico al moderno, potete davvero sbizzarrirvi ed è quello che mi piace che sia il messaggio che passi in questo incontro. Cioè, non esiste che il profilo che noi creiamo per fare la riquadratura della boiserie poi venga usato per forza per fare la riquadratura della boiserie. Potreste farci qualsiasi cosa. Sommariamente possiamo dire che facciamo elementi in due materiali. Uno, che noi identifichiamo con il nome di Arastil, è poliuretano. Poliuretano è un prodotto ad alta densità stampato, quindi è uno stampo, i profili vengono erogati e prodotti in sezioni da 2 metri, quindi sono barre da 2 metri, che poi siete voi a sagomare. Il grosso vantaggio del poliuretano è che i suoi profili sono molto morbidi come materiale, nonostante la robustezza, sono prodotti morbidi nel taglio, nella fase di posa, eccetera, eccetera. E sono estremamente resistenti all'acqua, ma anche classe 1 direzione al fuoco, ed è fondamentale in certe strutture, in certi tipi di luce. Wallsteel invece identifica i prodotti in materiale polimerico che viene estruso ad alta densità, un processo di produzione completamente diverso. L'estrusione è simile al processo della creazione del salame, più o meno, che avviene tramite uno stampo, che è lo stampo del profilo estetico che si vuole ottenere, e il risultato è una densità molto elevata e anche in questo caso totale idrorepellenza. Tutti i prodotti sono primerizzati. Cosa vuol dire? Che in cantiere arriva il prodotto, lo incollate alla parete e lo verniciate con lo stesso prodotto che state usando sulla parete stessa, per effetto di continuità. Siamo fornitori anche della colla, che è una colla acrilica che contiene lo stesso primer, per cui quando si va a creare il giunto del 45 gradi piuttosto che la fessura, eccetera, si riempie con la colla, si carteggia e l'effetto è continuativo stesso, sia nel senso orizzontale, quindi nell'affiaccamento di 2 profili, sia nel caso in cui doveste creare magari dei battiscopa molto alti, quindi usate la nostra prolunga, che è lo stesso spessore del battiscopa col decoro, e andate ad avere, potreste avere, abbiamo appena installato un battiscopa di 40 cm. Semplicemente mettendo le prolunghe. L'oggetto io. Un accento sui, appunto, battiscopa, perché hanno una funzione molto importante che è l'idrorepellenza, quindi si può assolutamente installare in tutti gli ambienti umidi, come in questo caso in un bagno, ad esempio, e sulle doghe, perché di fatto sono una grossa tendenza. Qui fuori avete qualche campione, se volete venire a picciare. Oltretutto facciamo servizio di campionatura, quindi spediamo i campioni dei prodotti che volete direttamente dalla sede a Milano,
ricevete a casa proprio il campione che vi serve da mostrare al cliente, oppure abbiamo dei box di campionatura, abbiamo tutto per riuscire a proporre al meglio il prodotto. E quest'anno introduciamo questi cannettati, chiamiamoli. L'anno scorso avevamo i cannettati standard, quelli lunghi e 2 metri, eccetera. La tendenza, ci stiamo sempre più affidando a designer internazionali, la tendenza è quella di avere sempre la modularità, la continuità tipica del cannettato, ma è un ritorno al curvo, che è un po' la tendenza di quello che arriverà nei prossimi anni nel mondo dell'interior. E quindi abbiamo preso la sagoma della cannettatura andando a sondare la parte superiore ed inferiore in chiusura. E c'è un piccolo video che vi fa vedere cosa voglio dire quando dico modularità e fantasia del progetto. Come vedete, cioè, non è necessario andare a ricreare la mezza parete di boiserie in modo tutto uguale. Si possono incrociare, si possono girare, si possono mettere in diagonale, a vostra totale discrezione. Li tagliate, li accollate come vi pare e vi piace. Per concludere, questo è un articolo che va a completare la gamma dei prodotti che abbiamo introdotto l'anno scorso, cannelli L, si chiama cannelli RL, e proprio a conferma del fatto che la tendenza è lo stondato, questo articolo ha una doppia funzione: uno, dare un'altra accezione di design ed estetica a un prodotto esistente che è cannelli, e due, creare qualcosa di diverso, sempre con la fantasia che vi contraddistingue in quanto professione, con lo stesso prodotto cannelli L. Ultimo ma non ultimo, abbiamo profili, cornici, battiscopa, pannelli flessibili per le colonne e le pareti curve. Per qualsiasi cosa siamo all'angolo vicino alla porta. Ah, ultima, basta, grazie. Benissimo.